Che poi in realtà poi non sapevo bene che speciale fare per i 5.000. Poi apro YouTube, vedo questo video, 15 cose che non sai su di me. Ho detto, vabbè, perché non sputtanare l'originalità del canale che lo ha sempre contraddistinto portando un video che ha portato pure mio cugino da australiano che non ha un canale YouTube. Ed eccomi qua a sputtanare l'originalità di questo bel canale. Già. Comunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti nello speciale 5.000 iscritti. Sì, siamo già quasi 5.400, fa niente, lasciamo perdere. E nulla, oggi mi vedete in questa posizione che potrei definire stante perché giocando a calcio mi sono spaccato tipo una gamba, quindi già faccio fatica a stare in piedi, figuratevi a sedermi. E comunque, come facilmente intuibile dal titolo, in questo speciale vi andrò a parlare di 15 cose che molto probabilmente non sapete o sul canale o su di me, a meno che non fosse stalkerà. Ecco, t'ho visto là in fondo, sei là in fondo. Ciao, 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 stalkerate merdosi. E nulla, direi di iniziare subitissimo. Intanto vi ringrazio per i 5.000 iscritti, non pensavo mai di arrivarci. L'ultima volta che ho fatto un vlog con questa prospettiva era per i 1.000, ed era un qualcosa come un anno fa. Intanto c'è la gente fuori che mi guarda a fare il vlog. Ghia, lezzi. E nulla, iniziamo con la prima cosa. Io tecnicamente non ho un copione, quindi devo mettermi qua a pensarla la prima cosa. Questo account è stato creato il 5 maggio 2014 e il primo video reperibile è del 23 luglio 2014. Ma come facilmente intuibile da quest'ultima mia informazione, prima di quella data ci sono una miriade di video che non vedrete mai, tra i quali vi cito solo un gameplay di Surgeon Simulator. Seguivo FaviJ. Una serie Pokémon Soul Silver. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio che... Registrata con la videocamera. E tra l'altro forse avevo fatto anche un video a riguardo in cui facevo una reaction al mio primo video. E altre cose tristi di cui non vi parlo. Comunque non li vedrete mai, li ho eliminati dalla faccia della terra quei video. Questo è stato anche il primo e unico account che io abbia mai avuto su YouTube. Infatti in precedenza questo era il mio profilo personale. Infatti se andrete indietro, in qualche video a caso troverete dei miei commenti scritti abbastanza in maniera triste, diciamo, ecco sì, direi che triste è il modo giusto per esprimersi, nel quale non avevo un canale, quindi non badavo tanto alla mia immagine su YouTube e scrivevo come un bimbo minchia. Vi sfido a trovarli. Se trovate un mio commento scritto così, potete mandatemi lo screenshot su Telegram. Questo canale, prima di essere chiamato Creepy Stories, aveva un altro nome, ossia Schermory. Cioè, non c'era un'altra cosa, era Schermory. Fine. Quello era il mio nome su YouTube col quale avrei dovuto sfondare. In passato ho pure provato a portare una carriera FIFA su questo canale. E avevo registrato anche qualcosa come 5-6 episodi, ovviamente sempre con la videocamera, con l'inquadratura inguardabile, anche quelli non li vedrete mai. La carriera era con il Newcastle, mi ricordo abbastanza bene. Mi ricordo che alcuni giocatori che avevo comprato, tipo Locadia, Stones e boh, credo basta. Le due persone con le quali sono principalmente cresciuto su YouTube sono Frost26 e Rocket25. Pensate che io sono stato il nono iscritto di Frost, o qualcosa come il ventesimo, dal ventesimo al trentesimo iscritto di Rocket25, mentre loro sono stati rispettivamente Frost il mio 22esimo e Rocket sicuramente tra i primi 100 che ho avuto. Gli youtuber grazie ai quali mi sono introdotto al mondo Pokémon sono fondamentalmente tre e sono Jayhunt77, del quale mi ricordo che mi drogavo dalla mattina alla sera dei video, Axo24 e Lore the Keyholder 94. Ce ne sono andati tutti e tre. Cioè, no, in realtà Lore è da un altro canale, però ormai non lo seguo più purtroppo. Paradossalmente, nonostante io abbia un canale che tratta principalmente videogiochi, gioco a pochissimi videogiochi. Non vado infatti oltre il brand di Pokémon e quello di FIFA. E a proposito di FIFA, alcuni mi dicono che ho delle reazioni quando gioco a Pokémon un pochino esagerate, diciamo. Sappiate che su FIFA sono un rage quitter professionista. Uno dei difetti più grandi che ho su YouTube è quello di voler editare i video nel bel mezzo delle registrazioni. E infatti questa roba qua la sto registrando un'ora dopo quella precedentemente perché ho passato questo lasso di tempo a editare sto maledetto video. Ninetales è il mio Pokémon preferito. E grazie al cazzo lo sapevate tutti. Ma quello che non sapete è che fino a quando non ho scoperto la parte creepy di questo Pokémon, lo schifavo perché quando trovavo lui sapevo di per certo che Arcanine era introvabile. E quindi praticamente
è il mio Pokémon preferito da quando ho iniziato a fare lo youtuber, perché prima sinceramente non lo calcolavo nemmeno. Già. Senza Frost 26 questo canale probabilmente non esisterebbe più. Infatti fu lui, tanto tempo fa, sinceramente non mi ricordo, magari mi metto un'annotazione qua, cerco la data, che mi insegnò a scaricare e poi a utilizzare Camtasia. E infatti se vedete tipo il primo video che ho fatto con Camtasia è un disastro, non c'è la musica, l'inquadratura fa schifo, ci sono le barre nere attorno al video. Però del resto abbiamo iniziato tutti così, signori miei, quindi che ce devo fare? E comunque appunto senza di lui non avrei mai avuto Camtasia, non avrei mai potuto editare i video in una certa maniera e verosimilmente non sarei qua a fare un vlog per i 5.000 iscritti, quindi grazie Fabio. Prima vi ho citato il fatto che non potevo editare i video in una certa maniera. Infatti, fino neanche a troppo tempo fa, più o meno fino alla 40esima PokePasta, i video li editavo grazie a un'applicazione dell'iPad. Non solo li editavo da iPad, ma addirittura li registravo dall'iPad. Non avevo praticamente un PC e tutto ciò che facevo era fatto appunto da tablet. La cosa ancora più sconcertante è che nei primissimi video sono riuscito tranquillamente a mascherare una musichetta messa direttamente dal telefono registrata insieme alla mia voce sulla stessa traccia con una musichetta messa in editing e nessuno se ne è mai accorto. Questa è per quelli che verranno ai raduni. Sono alto un fottuto 1,86 m. Ah, che poi a proposito, scrivetemi qua sotto nei commenti chi ci sarà al Games Week di Milano e anche a chi ci sarà a Lucca Comics and Games, perché forse riesco a farci un salto. Oltre a YouTube ho moltissime passioni che spesso cerco di convogliare all'interno del mio canale. Ho una grandissima passione per il mondo complottistico e per le teorie che cerco di trasmettere attraverso i video sulle teorie Pokémon. Ho la passione per la scrittura, infatti scrivo PokePasta. Ho la passione per il calcio, che vabbè, quella è un po' diversa, e per la musica. La cosa interessante è che per quanto riguarda la passione della scrittura è nata proprio da un mio intento di provare a scrivere PokePasta su YouTube. Infatti dopo un po' che le scrivevo e vedevo che la gente piaceva, mi sono iniziato a appassionare a questo mondo, ho cominciato a scrivere anche altre cose, non solo PokePasta, ma altri testi che ovviamente non vi faccio vedere perché sarebbe decisamente inopportuno. E infine, ultima curiosità, non so fare il letto. Vabbè, ovviamente scherzo. L'ultima curiosità è che la bipolarità che vedete sul canale, ossia la parte di Creepy Stories magari deficiente, giocosa, ironica che vedete magari nei gameplay o in altri video simili, e la parte invece magari più cupa, riflessiva o addirittura inquietante delle poche paste delle teorie, non è nient'altro che la trasposizione su YouTube di come sono fatto io nella realtà. Mi spiego meglio. Sono, diciamo, abbastanza lunatico, passo facilmente dall'essere felice all'essere triste a seconda delle situazioni e dei periodi. Infatti quando sicuramente vi accorgerete che in un periodo porto magari più creepypasta del solito è perché magari nella mia vita quotidiana sto vivendo un periodo un po' più triste del normale, insomma. Bene, il video delle curiosità finisce qua, spero che la mia originalità vi abbia colpito. Se è così vi invito a lasciare un... No, perché se è così vi invito a lasciare un mi piace, vuol dire che vado controtendere. Vabbè, insomma, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi ringrazio ancora una volta per questo bellissimo traguardo. E hashtag road to 10k, perché raga, dobbiamo raggiungere Luke. Tanto non ce la faremo mai perché quello lì è bustato. Ciao Luke, ti voglio benissimo. E nulla, passate dei social in descrizione, il gruppo Telegram dove appunto c'è anche Luke, Frost, Gio97, Aminvol79, c'è un mucchio di gente con cui possiamo discorrere di figa. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Con questo saluto cattivo che sembra che vi voglio picchiare, no? Ha senso, mannaggia, sediamoci. Editiamo, cazzo, editiamolo sto video.